Il Green Park, Parco della Salute a Mantova, è all'avanguardia nella cura delle infiltrazioni di ossigeno ozono per il trattamento delle ernie discali. Il dottor Brunello Pazzoni ci illustra questa terapia. Le infiltrazioni intraforaminali sono l'evoluzione delle classiche infiltrazioni paravertebrali più superficiali che vengono utilizzate per il trattamento delle protrusioni discali e delle ernie discali. Le infiltrazioni intraforaminali di ossigeno ozono ci permettono di curare quelle che sono le patologie dei dischi intervertebrali, ovvero di quei cuscinetti che sono interposti fra una vertebra e l'altra. Sia in caso di protrusione discale, ma soprattutto di ernie discale, quindi una vera e propria fissurazione di questo disco intervertebrale, il materiale fuoriuscito viene a contatto con la radice nervosa e quindi causa una sintomatologia dolorosa. Grazie all'ausilio della tacca possiamo guidare la punta dell'ago direttamente in prossimità della ernia discale e quindi della compressione sulla radice nervosa, iniettando quindi l'ozono che poi esplicherà la sua attività antinfiammatoria e di riassorbimento dell'ernia stessa, liberando così la radice nervosa dalla compressione. Qui è la distanza a cui dobbiamo infliggere l'ago, il punto in cui dobbiamo infliggere l'ago, cioè la distanza dalla parte centrale della schiena, e questa è l'inclinazione e la profondità a cui dobbiamo arrivare con l'ago per arrivare a questo punto dove si è sviluppata l'ernia. Senza l'utilizzo della guida TAC e quindi con le normali classiche infiltrazioni paravertebrali, l'ago si può fermare molti centimetri al di sopra, quindi solo in regione paravertebrale, con grandi difficoltà dell'ozono a raggiungere quella che è la vera e propria ernia discale posta molto più in profondità. Ecco, in questa immagine molto eloquente possiamo vedere l'ago infisso in profondità oltre la muscolatura paravertebrale a diretto contatto con l'ernia discale. In quest'altra immagine altrettanto eloquente possiamo vedere l'ozono, che è la parte nera scura, diffuso a livello intraforaminale e a livello del canale midollare venire a diretto contatto con l'ernia discale, dove poi esplicherà la sua attività ossidante e quindi di riassorbimento dell'ernia stessa. I vantaggi di questa tecnica sono sicuramente la rapidità d'azione, in quanto è sufficiente spesso una sola iniezione per risolvere la sintomatologia dolorosa e antinfiammatoria rispetto alla tecnica classica paravertebrale, dove erano necessarie una decina di sedute per ottenere i medesimi risultati. L'altro vantaggio della tecnica è sicuramente la sicurezza dell'esecuzione, in quanto grazie alla guida TAC possiamo tranquillamente evitare vasi e nervi. In questa immagine possiamo vedere nella parte a sinistra una risonanza magnetica eseguita prima del trattamento intraforaminale infiltrativo, mentre nell'immagine a destra il controllo che abbiamo eseguito a distanza di 30 giorni dopo che il paziente aveva risolto già la sintomatologia dolorosa a una settimana dal trattamento infiltrativo. La durata globale del trattamento è di 30 minuti da quando il paziente accede alla radiologia a quando viene dimesso a domicilio, e normalmente il paziente può tornare a casa tranquillamente anche guidando l'automobile. Dopo il trattamento clinico infiltrativo può essere utile far seguire un trattamento riabilitativo nei pazienti dove si individuano delle alterazioni posturali che possono essere l'origine, la causa della sintomatologia dolorosa. Un'altra terapia fisica che può essere di supporto al trattamento riabilitativo è sicuramente la HILT terapia, che è un laser ad alta potenza con uno spiccato effetto antidolorifico.